Ciao a tutti e benvenuti al terzo episodio della seconda stagione del Monday Night Live. Io sono Enrico. E io sono Alessio di Social Media Hacks Italia e nella puntata di oggi andremo a parlare di alcuni argomenti che sono davvero, davvero interessanti. Ma prima di iniziare, come al solito, fateci sapere se state guardando questo video in diretta, se lo state guardando in differita, commentando con l'hashtag Team Diretta, Team Differita. Questa, non so, questa opzione Team, secondo te, com'è? Secondo te può funzionare o divide troppo in due fazioni, le persone che ci ascoltano? Allora, cioè, secondo me può funzionare, però c'è l'aspetto che più lungo chiedi di scrivere un commento, meno commenti ti scriveranno. Quindi effettivamente live e replay è la cosa che funziona secondo me meglio di tutta, così per dirla. Però oggi vorrei provare un engagement bait carino, che non si sa mai che ci manda il video in trending e spacca di brutto. Siccome come sempre abbiamo dei problemi di connessione, ogni volta che la nostra live lagga, commentate con un emoji allucinante, cioè commentate con un emoji alternativa. L'emoji alternativo può essere il gambero, può essere volti, cioè qualsiasi cosa, c'è cioè un emoji alternativa. Controlliamo intanto se qualcuno ci sta effettivamente seguendo, se siamo solo io e te dall'inizio. Immagino che Daniele, come sempre, ci sia. Infatti, Daniele c'è, mitico ed inimitabile marketer onlus, l'alpinista onlus per definizione. In realtà lo prendiamo in giro, però sto avendo dei risultati veramente carini. Mi ha fatto super piacere vedere il caso studio di Daniele. E so che ce ne sono ancora due in realtà che potresti pubblicare, Dani, quindi comincio a metterli in produzione. Cominciamo a metterli in produzione, andiamo. Ed è figo vedere i casi studio di Daniele perché è sempre presente, cioè fin dall'inizio è stato presente. Quindi le persone che vedono i suoi casi studio capiscono anche che comunque questo percorso è fattibile e anche ottenere quei risultati è fattibile. Semplicemente c'è da impegnarsi come si sta impegnando Daniele, però effettivamente sono raggiungibili. Detto questo, nella Vediamo puntata di secondo oggi, secondo me si potrebbe fare. Tu che dici? me. Vai, andiamo. C'è anche saluto Fede, c'è Federico Vaccari qui con noi, pure Luca. Scusaci Luca se siamo arrivati un po' in ritardo, so che a te dà fastidio quando cominciamo le live in ritardo, perché forse ad una certa età, le 8 e 10, comincia ad essere un po' tardi, quindi capiamo, ma sappiamo che dentro in realtà sei giovane come noi, quindi non vedi l'ora di vederci. Così oggi mi sento un po' di rispondere così alle persone che si connettono live. I'm alive and live, quindi ti ha tagliato la faccia. E comunque dicevo, nella puntata di oggi andiamo a fare un bel po' di annunci, annunci fighi e interessanti. Non so se avete, posso partire direttamente col primo se vuoi. Vai, 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 vai. Non so se avete avuto modo di vedere la live a sorpresa che ho fatto qualche giorno fa, però in quella live parlavo del fatto che avendo superato la cifra di 2000 membri all'interno del gruppo, abbiamo riaperto le selezioni del Team X, è davvero qualcosa che ci rende super orgogliosi, e il nostro obiettivo era quello di portare le live settimanali, quindi le rubriche, ad almeno una live al giorno. Una live al giorno significa un sacco di stress, non solo per noi, ma anche per le persone che andranno a curare queste live. Però dall'altra parte ovviamente c'è anche un ritorno d'immagine molto interessante. Dal primo Team X, quindi dalle prime rubriche live, abbiamo visto degli ottimi risultati per Francesca, per Alessandro e per Domenico, che comunque, diciamo, dai feedback che abbiamo ricevuto da loro, questi feedback sono stati più che positivi e loro sono stati più che contenti tutti di aver iniziato con queste rubriche. Quindi abbiamo deciso di alzare l'asticella. Abbiamo aperto le selezioni, o meglio, abbiamo chiesto alle persone, a chiunque fosse in grado di tenere una live, avesse qualcosa da dire. E chi ci ha risposto, sono solo persone davvero, davvero competenti. Tra l'altro, due in particolare hanno già esperienze di docenza, che è strafigo. Possiamo dirlo? Lo diciamo. Vai, vai, diciamolo, diciamolo. Una delle rubriche live nuove che partirà dal 1 aprile è quella di Luca Mossa,
che parlerà di growth hacking, parlerà del growth hacking in tutte le salse, andrà a fare delle interviste autonome sul growth hacking, andrà a parlare con dei growth hacker famosi, ma anche andrà a studiare dei casi studio che sono pubblici, ovviamente non può parlare dei risultati dei suoi clienti, però andrà a fare lo studio di casi studio che sono pubblici e farà il breakdown delle strategie che sono state utilizzate da queste determinate compagnie. Questo potrà essere utilissimo un po' per tutti, per trarre spunti, per studiare qualcosa che effettivamente ha funzionato e per vedere in pratica effettivamente cos'è questo growth hacking, perché è quasi una buzzword. A volte tutti parlano di growth hacking, però nessuno sa cos'è. Tu hai fatto un video allucinante, in un'ora hai spiegato cos'è il growth hacking, però immagino che non tutti l'abbiano visto, immagino che molte delle persone che sono oggi sul gruppo non c'erano quando quel video è stato pubblicato, quindi sarà davvero figo iniziare questa rubrica. La seconda rubrica è quella di Francesco Varlato, che andrà a parlare di Facebook Ads, andrà a parlare di Facebook Ads in tutte le salse, ormai questo l'ho già detto anche per i growth hacking. Però siamo già abituati ai contenuti di Francesco, con le perle di Francesco. È comunque una rubrica che ha tenuto all'interno del gruppo, l'ha tenuta scritta e andrà a fare la stessa cosa in diretta. Probabilmente avrà al suo fianco un altro membro del gruppo, però questo ancora non è confermato, quindi aspettiamo ad annunciarlo. Poi ci sarà un'altra rubrica, la domenica, che è quella di Luca De Benedetto. Luca si è trasferito da pochissimo a Barcellona e si sta rilanciando con diciamo, curando il proprio profilo Upwork, quindi farà la documentazione completa della sua storia su Upwork dal livello 0 al livello in cui arriverà, che conoscendo lui, conoscendo la sua determinazione, conoscendo la sua testardaggine, immagino che sarà un livello molto molto alto, quindi sarà interessante. E ogni settimana farà l'analisi di quello che è successo nella settimana precedente, praticamente. Quindi andrà a parlare del numero di proposal che ha inviato, andrà a parlare dei messaggi che ha ricevuto, eventualmente si potrebbe parlare delle conversazioni e così via. La quarta sarà quella di Daniele Castro e ti lascio introdurla perché in realtà non ho molte informazioni al riguardo. Assolutamente. Allora, innanzitutto abbiamo domani live con noi Daniele. Parleremo un po' di come è iniziato, della sua storia, del Tucomma Club, di come vendere i ticket affiliate, o comunque i ticket infoprodotti, non affiliate, in realtà i infoprodotti ai ticket. E questo si ripeterà ogni martedì dalle 16:15 alle 19. Per 45 minuti ci sarà Daniele e molto probabilmente anche Alberto, uno dei suoi collaboratori, dove parleranno di Facebook Ads direttamente per CPL e vendite per prodotti high ticket e su come costruire un funnel e gestirlo all'interno di click funnels. Una robetta ne sarà, quindi in realtà avremo la nostra Monday Night Live, poi avremo martedì Chucomma Talks, mercoledì Facebook Ads con Francesco. Giovedì abbiamo Francesca per il personal development, venerdì abbiamo l'Instagram account analysis, forse il sabato, a seconda delle giornate, dobbiamo ancora deciderlo, avremo Luca, la domenica avremo Luca di nuovo, un altro Luca però, più avremo tutte le interviste, più determinate live che potremo fare a spot. Così, cerchiamo un po' di dare il meglio di noi come sempre. Può essere anche, a seconda dobbiamo decidere, forse cominceremo ad utilizzare un po' di più anche la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram. Quindi se c'è qualcuno che voglia di farsi le ossa e cominciare a fare esperienza e poi prendere una bella raccomandazione da come social media manager, fatevi avanti che cerchiamo assolutamente un social media manager per la pagina Facebook. Nel primo mese faremo la strategia assieme, dopodiché ci saranno gli account semplicemente da gestire. Oltre a quelli, in realtà ci abbiamo ancora delle cose nuove che escono. Cioè, abbiamo deciso di buttarci anche sul content marketing, no, Ale? Sì, diciamo che abbiamo difficoltà a creare i contenuti. Il secondo annuncio che dobbiamo fare è quello del podcast, che appunto fa parte del discorso content marketing.
Il podcast verrà seguito, anzi inizierà ad aprile, dal 1 aprile, verrà seguito da Daniele D'Amico e Tommaso Gobbo, che si sono offerti gentilmente di prendere completamente in gestione il podcast. Questo sarà secondo me figo, inizieremo esportando le Monday Night Live e le interviste, e poi in una seconda fase non, immagino che indubbiamente andremo a creare anche dei contenuti ad hoc. Per il podcast di Social Media Hacks, che sarà anche quello abbastanza figo. Tra l'altro, penso sia uno dei primi podcast che inizia e ha già direttamente tipo 100 puntate, o giù di lì. Non sono 100, ma siamo in zona. Beh, dagli 2 settimane sono 100. Sì, 100%. Poi c'è, a proposito di content marketing, oltre i nostri profili social media, quindi se c'è qualcuno che effettivamente vuole fare un minimo di esperienza ed entrare nel team X per il discorso social media, sarebbe figo fare lo stesso su Medium. Quindi se stai ascoltando e se saresti interessato a fare qualcosa del genere, possiamo creare, anzi, andremo a creare la pagina Medium di Social Media Hacks Italia. Abbiamo un sacco di contenuti già pronti che dobbiamo solo cucire e ricamare in maniera tale da dargli la forma di un articolo di blog. Ovviamente il formato è leggermente diverso, ci saranno da aggiungere immagini, GIF, video, da cambiare i caratteri, mettere qualcosa in grassetto, qualcosa in corsivo, qualcosa sottolineato, cambiare le headline, la grandezza, eccetera. Però anche questo sarà figo e anche qua, se c'è qualcuno che ha intenzione e voglia di aiutarci, è più che benvenuto. E secondo me anche questo progetto può diventare interessante. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di creare dei rapporti win-win, quindi da una parte se veniamo aiutati, da una parte il gruppo viene aiutato, però dall'altra c'è un ritorno d'immagine che, ripeto, per ora il gruppo è ancora piccolo, però ci aspettiamo che crescerà parecchio, in particolare con tipo 7 live a settimana. Indubbiamente crescerà. Minimo, 7 live a settimana minimo. Sì, l'algoritmo viene a prenderci dall'orecchio e ci spinge verso l'alto. E comunque c'è anche Però esperienza, insomma, da guadagnare, cioè nel senso, non è che chiaramente uno deve prendersi questo impegno e farlo per sempre, però se uno vuole buttarsi, vuole provare, vuole cominciare a provare magari quei processi di cui parliamo spesso, i suoi processi se funzionano prima su un progetto del genere, poi su un cliente, credo che sia un ottimo modo per farsi le ossa, così per dire, quindi per capire anche come si lavora in un team in remoto, come si lavora con delle task, con delle deadline, sì. cosa vuol dire avere a che fare con noi a livello operativo ed esecutivo. Quindi c'hai Ali che è super, sempre super perfetto sugli orari, call, task, e poi ci sono io che devi prendermi e portarmi dentro e forzarmi alle call. Non so se hai visto la Quindi in prima. realtà, secondo me, questa esperienza è un'esperienza carina di vita e si guadagna anche la nostra gratitudine, che non è poco, secondo me, cioè, no, non ha un valore monetario fisso, però c'è, cioè, chi ne ha beneficiato che può confermare che ha un valore effettivo. Sì, in più posso scrivere il tuo nome sul mio 5-minute journal, che, cioè, insomma, non è qualcosa da poco. Tra l'altro, non so se hai notato il primo messaggio che ho messo nella conversazione con Tommaso e Daniele. Secondo me li ho spaventati a morte, tipo mi dispiace, ragazzi. In due parole ho messo tipo, non le regole, però good habit da mantenere all'interno di una conversazione, quindi niente messaggi vocali, messaggi corti e chiari, un sacco di punti che comunque utilizzo sempre per le persone con cui lavoro in gruppo, perché ovviamente se ti metti a mandare un messaggio vocale di 1 minuto in un gruppo, nessuno lo ascolta e ovviamente passa, perché comunque quando gli altri rispondono il messaggio che hai lasciato sale, quindi la metà della persona se lo perde. Però sì, è figo, secondo me sarà interessante in ogni caso. E abbiamo ricevuto anche la prima candidatura, quindi il pitch ha funzionato. Ti lascio fare il prossimo annuncio, che secondo me è uno dei più fighi.
Assolutamente. Allora, come abbiamo parlato, siccome avrete notato magari dall'altra live che abbiamo fatto un piccolo annuncio di una piccola cosa che abbiamo intenzione effettivamente di far partire a breve, abbiamo deciso che il mese prima che parta questa piccola cosa, che si chiama Sherpa Mastermind, vogliamo fare dei contest. Vogliamo fare dei veri e propri contest perché il punto di essere, cioè il punto del partecipare alla Sherpa Mastermind è diventare uno Sherpa. Che la cosa numero uno che serve dal nostro punto di vista è il metodo, la dedizione, e soprattutto l'organizzazione, effettivamente la propensione al sacrificio, che sembrano ovvietà buttate lì, però in realtà non sono scontate. Ci ragioni un attimo, sembra una cosa che dici sì, certo, lo faccio, poi quando bisogna farlo effettivamente per 15-30 giorni di fila, si vede effettivamente chi ha le potenzialità per diventare uno Sherpa. Quindi per noi il primo membro della Sherpa Mastermind sarà colui che vincerà il nostro contest dei 30 giorni, un contest che si terrà dal 1° al 30 aprile. Un contest che coinvolgerà, credo, Ale, dobbiamo definirlo bene, ma saranno due o tre prove a livello quotidiano da documentare sui profili social. Sì, dobbiamo capire bene se farlo in questo modo oppure se scegliere una prova per settimana e annunciare la nuova prova ogni Monday Night Live o il giorno prima di domenica. E comunque sì, l'intenzione è quella appunto per creare un po' di buzz attorno allo Sherpa Mastermind, oltre che creare il discorso disciplina, vedere se effettivamente c'è qualcuno che merita, tra virgolette, l'accesso gratuito. Sarà figo perché magari ci saranno prove del tipo, che ne so, per una settimana svegliati alle 6 del mattino, posta una foto su Instagram alle 6 del mattino tutti i giorni per una settimana e tagga Sherpa Mastermind, tagga me e Enrico. E la settimana dopo, non lo so, qualcosa tipo 10.000 passi al giorno oppure una doccia fredda, qualcosa del genere. Comunque qualcosa che ovviamente si potrà documentare. La doccia fredda penso sia abbastanza complicata da documentare, però sarebbe una figata. Però la sveglia alle 5 e mezza, 6 è fattibilissima, il tracking delle calorie, quindi abbiamo in mente di farvi tutte queste piccole belle cose che dovremmo seguire anche io ed Alessio, giustamente per Certo. dare l'esempio. Mi suggerirete a fare questa roba per 30 giorni senza cheat day della domenica, che per me è la chiave, però in realtà se non ce la faccio non ha senso neanche che cominci a fare una cosa del genere. È una cosa anche per dimostrare che non c'è. Cioè, quello che diciamo effettivamente facciamo, non siamo lì a buttare dei consigli, delle cose, dei sistemi per poi in realtà non farne neanche uno. E di questo ne vado molto fiero di entrambi in realtà, perché comunque non è assolutamente scontato dal mio punto di vista. Quello sarà figo. Diciamo sarà il nostro modo di lanciare Sherpa, credo, perché comunque questo primo lancio sarà abbastanza semplice, anche perché comunque le persone che entrano adesso ovviamente avranno, tra virgolette, meno contenuti di quelle che entreranno tra un anno, perché quelle che entreranno tra un anno godranno dei contenuti che vengono creati in quest'anno, quindi nell'anno precedente a quando entrano, però ovviamente anche il prezzo sarà diverso. Quindi da quel punto di vista, diciamo, questo lancio sarà abbastanza umile, tra virgolette, però ci saranno dei rilanci. Dobbiamo capire come farlo, se farlo una volta al mese o se farlo una volta ogni 3 mesi. Più che altro per un discorso di classi. Nel senso, l'ideale sarebbe quello di creare dei gruppi di pari che ogni mese entrano e, diciamo, iniziano il percorso insieme, poi ovviamente dipendentemente dalle categorie in cui sono, cambiano e vengono, diciamo, cambiano autonomamente, non ci sono maestri all'interno del mastermind. Detto questo, non so, secondo me possiamo passare all'argomento principale. C'ho già il fiatone, Sì, no, ma dici, possiamo passare all'argomento principale? Abbiamo tirato 26 bombe al minuto per 26 minuti, quindi c'è. Però effettivamente l'argomento principale è una cosa, una gran figata, secondo me. Lo vuoi introdurre tu? Sì, se vuoi introdurlo qui, però mi serve un po' di supporto. Come lo chiediamo questo supporto? C'è tipo un emoji strano. Sì, devo pubblicarla un'emoji strana perché veramente ti sei hai frizzato di brutto. Per chi si fosse connesso solo ora e non ha sentito la mia CTA, il mio engagement rating iniziale, ogni volta che il video si frizza o che Ale fa una faccia strana o che noi facciamo qualcosa di strano, dovete pubblicare un emoji particolare. C'è un emoji che di solito non si utilizza, come quella che ho appena pubblicato io.
Non so come, cioè non l'avevo neanche mai vista, onestamente, ed è meglio così. Io ho beccato l'alpinista. Tu hai beccato l'alpinista, io ho beccato tipo una fatina. La fattina di Peter Pan. Comunque, il tuo supporto mi ha caricato. È l'argomento di oggi. Non so se qualcuno ha visto che ha visto la foto che ho pubblicato sul mio profilo Instagram. Ed è quello del test day, che in realtà è abbastanza vicino al discorso disciplina, per diversi motivi. La settimana scorsa abbiamo parlato di gratificazione istantanea e gratificazione ritardata, e il discorso test day si avvicina parecchio anche a quello. Nel senso, la gratificazione ritardata si differenzia dalla gratificazione istantanea per il fatto che non andiamo più a puntare sui risultati a breve termine, ma andiamo a puntare sui risultati a lungo termine, che ovviamente sono quelli che ci danno maggiore soddisfazione, sono quelli che durano di più e sono quelli che effettivamente danno, tra virgolette, un senso a quello che stiamo facendo. Il discorso test day è molto simile a questo. In cosa consiste? In pratica, ogni volta che abbiamo delle difficoltà, cioè che ci troviamo davanti a un ostacolo o che ci troviamo davanti ad un problema, anziché evitarlo, anziché puntare alla gratificazione istantanea, facciamo un piccolo ricablaggio del nostro cervello e iniziamo a vedere quell'ostacolo, quel problema, come un test. Quindi a quel punto vedremo quella giornata come un test day. Qual è la cosa figa dei test day? La cosa figa dei test day è che sono l'unica cosa che accelera la nostra crescita. Se superiamo i test day, allora il nostro livello sale. Quando il nostro livello sale, ci avviciniamo al risultato e a quel punto diventa molto più semplice, tra virgolette, affrontare il problema, perché sappiamo che nel momento in cui superiamo quel problema siamo più vicini al risultato che vogliamo ottenere. Quindi cosa succede? L'obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di iniziare a valorizzare i test day. Dal momento che più ne incontriamo e più cresciamo, allora vogliamo essere convinti, scusami, allora vogliamo essere contenti nel momento in cui ci accorgiamo che il test day di oggi è peggiore del test day di ieri. Quindi se per esempio decidiamo di, che ne so, andare svegliarci alle 6 del mattino, come capiterà durante i 30 giorni di lancio dello Sherpa Mastermind, per esempio se la notte prima, per cause non dovute, e non prevedibili, andiamo a dormire più tardi del solito e l'indomani dovremo svegliarci comunque alle 6 con meno ore di sonno del solito, allora a quel punto sapremo che quello è comunque un test day, che comunque dobbiamo fare lo sforzo e che comunque stiamo lavorando per raggiungere il nostro obiettivo a lungo termine. Ho preso davvero una tangenziale allucinante. Sono stato abbastanza confuso dalle persone che si sbattevano alla mia porta all'esterno, però questo è più o meno il concetto di cui volevamo parlare. Che ne pensi, Lugnan? No, credo sia un concetto che in certi casi viene visto nella maniera sbagliata, cioè per tanti purtroppo, quando uno, cioè, innanzitutto per capire che un giorno è un test day deve avere l'attitudine corretta, nel senso che non devi farti affliggere, ma devi prenderlo in maniera costruttiva. E ci sono stati determinati casi nella mia vita, nell'esperienza anche lavorativa, nel quale un giorno che è successa una catastrofe allucinante, a livello lavorativo, o piuttosto che un cliente che molla tutto e non paga, piuttosto che un ad account viene bannato e mi saltano tutte le campagne prima di partire, che ti mette davanti a una giornata veramente difficile, le cose sono due, o molli in un certo senso, oppure sei come Malesani, perché un fan di calcio conosce il video super ironico del poco mollo Malesani. E quindi decidi di affrontare questa cosa qua. E spesso viene fuori che nel momento in cui sei proprio messo all'angolo, tiri fuori
quel processo della Madonna, cioè tiri fuori quell'implementazione Zapier che non ti sarebbe mai venuta in mente, provi assolutamente l'assoluta necessità di crearla, piuttosto che scopri una nuova feature di Facebook, piuttosto che un nuovo metodo per mandare qualcosa virale, però l'unica cosa che ti permette, che permette a tutto ciò di succedere, effettivamente l'approccio con il quale prendi tu effettivamente il test day, è quella giornata, perché quell'approccio sbagliato purtroppo diventa catastrofica. E quello poi ti parte tutto il mindset, che sembra buttata là, però effettivamente anche il percorso che sta facendo Francesca sulle sue live è molto interessante, credo sia molto valido per chi lo sta seguendo, anche perché quello che dice non lo trovate in giro detto così, in maniera limpida, spiegata veramente bene. Quindi consiglio casomai di riprendersi qualche live di Francesca. Assolutamente. Ed è interessante anche vedere questo discorso del test day dal punto di vista del dopo. Cioè, nel momento in cui davvero superi quel test day, ti viene da pensare, ma effettivamente non era così complicato. Cioè, effettivamente forse mi stavo sottovalutando, o effettivamente forse stavo sopravvalutando il problema. E da quel punto di vista, a me in particolare, penso mi capiti tutte le settimane di aspettarmi qualcosa di davvero, davvero atroce, di davvero insuperabile. Eppure, ogni volta di superarlo puntualmente e di, non so, di sentirmi quasi stupido per il tempo che ho perso, per l'energia che ho buttato a pensare di non potercela fare, insomma. Quindi fateci sapere il vostro pensiero sul test day. Fateci sapere un po' se è un concetto che già conoscevate, se è un concetto che avete utilizzato inconsciamente, o comunque qual è la vostra idea, quell'idea che vi siete fatti sulla base di ciò che abbiamo appena detto. E detto questo, se non ci sono domande, in realtà possiamo passare alle domande del giorno, che ne abbiamo ricevute un bel po' e sono anche abbastanza interessanti. E io ho voluto improvvisare una cosa che non avevo mai fatto, in realtà lasciare una domanda sulla live riguardante effettivamente l'argomento principale che era il test day, chiedendo qual è l'imprevisto peggiore che vi è capitato negli ultimi 30 giorni e come l'avete affrontato. Sarà interessante vedere se qualcuno risponde come sono effettivamente le risposte. E poi partiamo direttamente con le domande. Boh, a questo punto ce lo possiamo fare anche a vicenda. Andiamo, parti tu? No, parti tu. A In realtà non lo parte so, devo pensare. io. No, ah, ok, dici per noi qual è l'imprevisto più brutto? Sì. Degli ultimi 30 giorni. Sai che in realtà. Cioè, in realtà ci sono stati imprevisti in generale, quindi. Ah no, una dipendente che si è lì, cioè che ci ha comunicato che smetteva di lavorare con noi. Ed è stato brutto per la motivazione che ha dato, quindi c'è stato un problema con un account manager, il creative director, che il nostro creative director è una persona in realtà fantastica, però ha un tipo di comunicazione un po' strano, quindi magari quando ci parli puoi pensare che questo sia che sia distaccato, che sia aggressivo, in realtà è semplicemente proprio effettivamente com'è lui come persona, una persona fantastica, però in ambito lavorativo è estremamente freddo. L'account manager uguale, quindi lei si sentiva che non era apprezzata e quant'altro, e quindi ci ha detto ragazzi pure proprio entro fine mese la finisco, perché comunque vado 3 settimane in Giappone, quando torno voglio un po' ricalibrare la mia vita. Ed è stato un po' un imprevisto bruttino in un certo senso, perché avevamo un bel po' di lavoro di copywriting da fare per determinati clienti, quindi c'erano un paio di blog, un white paper, un po' di video che necessitavano di copy in spagnolo, quindi c'era un po' di roba da fare. E quello ci ha un po' destabilizzato, perché ha aggiunto stress al tutto, però fortunatamente il sistema è stato abbastanza bene, non ci ha paralizzato più tanto. Per te, Ale? Ci stavo pensando, però in realtà è abbastanza palese. come spiegarlo? In pratica,
pratica, a Barcellona c'è una malattia abbastanza particolare, che non è proprio una malattia, è più una specie di infezione, una specie di allergia della pelle, che è molto contagiosa e che il sottoscritto ha beccato in pieno. E questo mentre sta, cioè durante il periodo in cui in teoria starei guidando un'agenzia, accontentando dei clienti, seguendo un gruppo, creando un corso, lanciando un mastermind. Quindi ha beccato proprio il momento perfetto. E la cosa bella è che ovviamente il terzo specialista da cui sono andato si è accorto di cosa fosse. I primi due non se ne sono accorti, mi hanno dato cure completamente diverse rispetto a quello che era il problema. E la cosa figa qual è? Che dopo che è passata a me, l'ha presa un mio coinquilino. Quindi adesso sta diventando un circolo abbastanza vizioso, che però comunque, cioè, in un modo o nell'altro riusciremo a superare. Io in realtà adesso sono a posto, sono abbastanza tranquillo. La cosa buona di questa specie di allergia è che si cura in un giorno, però è super contagiosa, quindi devi pulire tutto, devi lavare qualunque cosa, ti passi di fianco. Ed è stato un imprevisto abbastanza noioso che mi ha fatto perdere un sacco di tempo e che mi ha mandato in vacca praticamente tutti i piani del mese. Però comunque boh, sono sopravvissuto, quindi non penso sia un grosso problema andando avanti. Così ci passiamo alle domande? Oppure vediamo Passiamo alle domande, vai. no, commenti particolari? No, Commenti interessanti? letteralmente nessuno ci sta cagando nei commenti le mie domande. Andiamo direttamente con le domande. Se vuoi, parti pure tu. Perfetto. Ok, quindi se nessuno ci caga, andiamo direttamente alle domande. La prima è di Daniele, che Daniele sì che ci caga, ed è per iniziare a creare dei pubblici da determinati eventi come page view, conversione, che può comprendere anche aver lasciato la mail, quanto è per voi un numero minimo da cui partire? Allora, innanzitutto page view conversione. Allora, evento, website traffic, conversione page view per chi può aver lasciato anche la mail. Quindi o prendi il page view con URL della pagina della thank you page dopo che uno ha lasciato la mail, altrimenti devi basarti sull'evento lead. Quello che puoi andare a fare è una cosa veramente, veramente figa. Allora, tu, vediamo se riesco a farvi. Vediamo se riesco. No, non voglio fornire scriva. Allora, vai su Facebook. Sul Business Manager, apri gli analytics, crei funnel e crei cioè crei un funnel su Facebook Analytics, aggiungi page view, page view, page view, page view, page view, così vedi a che frequenza le persone fanno page view e quando effettivamente crolla la frequenza di page view. In quella maniera là puoi creare una custom audience basata sull'evento page view in un URL specifico, generalmente page view generale, e rifinirla per la frequenza dell'evento, quindi per chi ha fatto 4 volte l'evento, 5 volte l'evento, 6 volte l'evento. Abbiamo verificato che in determinati casi, per determinati anche e-commerce store, vedevi che effettivamente c'erano persone che facevano l'evento view content anziché page view, per esempio, per vedere determinati prodotti, mediamente, cioè quelli che effettivamente compravano in un arco di 90 giorni, nella prima settimana, quindi nella prima settimana di acquisition, facciamo l'evento view content circa 8-9 volte. Quindi questo ti permette di fare delle cose veramente carine. Ora non c'entra niente con la domanda che mi ha fatto Daniele, non so perché sono partito per questa tangente. Però In ci sta. ogni caso, il numero a seconda. Allora, in base a quello che i Facebook Marketing Rep consigliano, la custom audience più piccola per il retargeting è 1000. In mia esperienza, una custom audience che ha anche 300 persone effettivamente va, dipende quanto bene fatta, e una custom audience da 500 persone estremamente specifica ti dà una lookalike veramente fantastica. L'unico problema è che tu non puoi sapere quanto grande è la custom audience se è sotto un certo numero di persone. L'unico modo per farlo è finire una call con un Facebook Marketing Rep e chiedere quanto grande è la custom audience e poi loro ti dicono perché te lo dicono. Anche se non so quanto GDPR compliance sia, però non so se ha niente a che fare, però in realtà funziona. In ogni caso, ti direi di fare su di 500 circa persone per sapere ancora meglio quante persone ci sono, lo crei direttamente da Facebook Analytics. E adesso che ci penso, il prossimo video, a parte devo fare ancora quello sulla CBO. Poi in realtà poi uno su Facebook Analytics effettivamente ci sta perché è un tool che se lo utilizzate bene vi permette di creare delle custom veramente fantastiche.
Sì, è figo. Boh, in realtà non ci sta molto da aggiungere. Quindi possiamo passare alla domanda successiva, che tra l'altro è interessante, ed è quella di Francesco Verlato, che ci chiede, intanto grazie Francesco per la domanda, e ci chiede, più che domanda, propongo una discussione che credo sia interessante. Io per raccogliere quanto prima i contatti dei potenziali clienti, no, scusami, io sono per raccogliere quanto prima i contatti dei potenziali clienti in modo da poter essere autonomo dallo strumento pubblicitario. Tra checklist, guide, PDF, quiz, webinar, eccetera, quale pensate sia il metodo da testare per primo per un'audience italiana e fuori dalla nicchia marketing? So che dipende dal buyer persona, ma nella vostra esperienza quale ha funzionato di più? Questo è interessante. Io andrei per il webinar, se lo intendi come video, value video, se lo intendi come un video in cui dai valore, nel caso di un B2B, se lo intendi come video in cui mostri i risultati che hai ottenuto per un altro cliente. Da quel punto di vista funziona tanto, ci sono funnel che puoi seguire molto semplicemente, come quello di Semovens, che ad esempio nel suo corso ti dà il blueprint che devi solo copia e incollare, ti dà proprio le pagine già pronte su ClickFunnels che devi copia e incollare, magari cambi i contenuti. Secondo me quello è il migliore, è anche quello che ti richiede ovviamente uno sforzo maggiore, che ti richiede un punto di partenza decisamente più costoso in termini di energie, in termini di creazione, di produzione. Però, secondo me, ripeto, è quello che funziona di più. Magari è un po' difficile anche convincere il cliente a fare una roba del genere, però secondo me è quello che testerei per primo, insomma. Tu, Ari, che dici? Allora, per raccogliere effettivamente i contatti, bisogna che, cioè, allora, lui vuole distaccarsi dal metodo pubblicitario per avere i contatti e poi in realtà non ho ben capito cosa fare, cioè se fare cold emailing o cosa fare effettivamente, o se c'è un motivo per fare, cioè, per campagne CPL. Per me la maniera migliore per raccogliere contatti di potenziali clienti è utilizzando Rocket Reach. Su LinkedIn, quindi Rocket Reach ti permette di prenderti le email di alcune delle persone su LinkedIn, insomma. Però altrimenti, se uno non vuole farlo in quella maniera là, vuole farlo strutturato in maniera un po' diversa, quindi vuoi che siano loro effettivamente a lasciarti contatto, io farei un funnel lancio di un lead magnet. Generalmente il funnel di lancio le persone ne parla come se fossero semplicemente, cioè si possono fare i lanci solo per determinati prodotti. In realtà uno può fare anche un lancio di un lead magnet. Per farlo dovresti cominciare a costruire un po' il brand all'interno di una nicchia o comunque di un gruppo chiuso, di una community chiusa, un gruppo LinkedIn piuttosto che un gruppo Facebook, piuttosto che un canale Discord, un canale di quello che vuoi. Cioè, insomma, dare valore alla community, nel senso che comincia a creare delle micro guide o dei contenuti interessanti in cadenza abbastanza frequente. Quando noti che effettivamente l'engagement su quel tipo di contenuti esplode, crei il mega contenuto, quindi prendi tutti i contenuti precedenti, li condensi e espandi ognuno dei post che tu hai fatto precedentemente cioè con l'episodio 2 e l'episodio 3, quindi crei una specie di ebook enorme. Generalmente un funnel di lancio di un lead magnet del genere, se lo fai bene, anche addirittura con la landing, proprio come se fosse un funnel di acquisizione puro, ti permette di guadagnare sia posizionamento, quindi anche in termini di brand awareness, ma anche e soprattutto il numero di contatti delle persone. Quindi, se hai voglia di investirci del tempo a fare le cose bene, io lo farei in questa maniera qua. Secondo me, dipendentemente dall'obiettivo, è perfetto. In particolare il discorso attendere che l'engagement sia alto. Cioè, ovviamente, se si tratta di un cliente è abbastanza complicato, però in ogni caso ne vale la pena, in particolare se vuoi fare bene il lavoro. Passiamo alla domanda successiva. In realtà c'è anche quella di Moreno che chiede funnel per network marketer, contatti invitati agli eventi. No, aspetta, ti ho perso per un attimo la domanda di. La domanda di Moreno è funnel per network marketer, sta chiedendo dei funnel per dei network marketer relativi a
contatti invitati agli eventi, quindi in realtà non capisco in che modo siano stati invitati, cioè non capisco se sono dei dati che hai raccolto e che vuoi ritargetizzare, oppure boh. Funnel, brand marketing, contatti, vita degli eventi. Tocca riformulare, ma non mi dispiace. Sì, Moreno riformula che la riprendiamo dopo, entra un po' più nel dettaglio. Specifico. C'è l'altra domanda di Francesco che dice: ne un'altra. Come trovare un buon commerciale agente di vendita da remoto? Un'azienda con la quale sto lavorando ha dei tempi di contatto per le leads che gli porto che sono davvero biblici. Vorrei proporre di contattare i prospect entro le 24-48 ore per ottenere il massimo ROI. Any suggestions? Io personalmente, quando facevo lead generation, inviavo un blocchetto, un piccolo PDF ai clienti in cui gli dicevo quali erano i good habit da seguire. E tra i good habit c'era appunto il fare il follow up, il trattare bene il cliente quando arriva, il coccolarlo, tra virgolette, eccetera, eccetera. E uno di questi era appunto il contattare il cliente immediatamente. Nell'intervista che abbiamo fatto con Giovanni Perilli, lui stesso parlava del fatto che tutti i lead che raccoglie vengono chiamati entro un'ora dal momento in cui i contatti vengono inseriti. Loro hanno creato un vero e proprio call center. Ovviamente non è una cosa fattibile da chiunque, però se un cliente ti sta pagando e se un cliente ti sta pagando bene, boh, non so, cioè secondo me non vedo il motivo per cui non li debba chiamare in tempo se tu glielo dici. Magari c'è un problema di comunicazione, oppure le alternative ci sono, ma possono essere i telemarketer, possono essere, non so, dipendentemente dal costo, persone che puoi pagare in percentuale sulla base dei contratti che chiudono, però non è la stessa cosa. Cioè, comunque queste persone devono essere allenate, gli deve essere fatto un training, devono sapere cosa stanno vendendo. Quindi secondo me il modo migliore è semplicemente quello di spingere sul cliente a far sì che sia lui a chiamare in 24-48 ore. Cioè alla fine non so cosa abbia in testa il cliente, però è l'unico modo per far crescere il business. Cioè gli stai portando dei lead che gli vogliono dare soldi e non li chiama. Quindi non so, secondo me se glielo spieghi bene lo capisce, se lo capisce effettivamente le fa queste chiamate. E anche nel caso peggiore, comunque c'è dei telemarketer direttamente da Upwork che lavorano a percentuale anche, quindi se proprio vuoi li puoi cercare, in teoria li dovresti provare anche lì. Sì, però, cioè, nel senso, se ci pensi, non è, cioè, c'è un modo migliore di spendere il tuo tempo da business owner, da proprietario di business? No, cioè, è la vendita. Boh, Ale, ma dipende anche da che business, cioè non sappiamo che business è, perché metti caso che un business, cioè uno magari Francesco gli porta una valangata di lead al giorno, Che possibile? che è possibile, e due, metti conto che sia uno studio dentistico e cioè, c'ha una segretaria, un inserviente, il dentista, quelle chiamate puoi fare. Boh, non so, secondo me 24-48 ore comunque stai parlando cioè della crescita della tua attività. Effettivamente non c'è modo migliore per spendere il tuo tempo. Quello che puoi fare magari, France, è creare una specie di script in maniera tale che davvero se ha che ne so, un cugino, se ha qualcuno che effettivamente può fare il lavoro, lo paga. O lo paga in percentuale, o lo paga a giornata, lo paga per prestazione occasionale, lo paga come vuole, però effettivamente, cioè, è necessario che qualcuno faccia le chiamate. Il discorso Upwork regge, però avrei un sacco di problemi con fusi orari diversi, un sacco di problemi con il training, un sacco di problemi con l'affidabilità delle persone che di punto in bianco spariranno. Quindi, non so, secondo me il modo migliore è cercare di facilitare la cosa per il cliente. In questo modo credo, cioè, nessuno meglio di lui o nessuno meglio di qualcuno che effettivamente nella sua azienda o quantomeno vicino alla sua azienda può chiudere i clienti, può conoscere meglio il servizio, insomma. Quello è assolutamente vero. È arrivato Moreno con la
correzione alla domanda precedente, dice: cercavo consigli. Aspetta, che chiaramente ho refreshato la pagina al momento più sbagliato, potevo refresharla. Cercavo consiglio sugli step possibili di un funnel per fare lead generation per un network marketer ex top 30. I contatti acquisiti vengono inviati ad un evento. In realtà, cioè, allora, l'evento fisico, immagino. In realtà, quello che ti basta per generare dei contatti del genere è una campagna Facebook Ads settata bene, quindi top of the funnel, middle and bottom, quindi top of the funnel, quello che può essere attrazione, quindi post engagement, video views, contenuto informativo e tutto quanto, middle of the funnel, lieve retargeting con traffico, delle conversioni soft, lead magnet e quant'altro, bottom che può essere l'iscrizione, cioè spingere un video di un certo tipo piuttosto che mandargli una landing per registrazione con tutto quello, cioè giocando su scarcity, urgency e quant'altro. Collegarci assieme poi dipende quanto in là vuoi andare, perché tutto questo puoi collegarci Jot per tutti i drop pixel di remarketing, pixel drop di remarketing per LinkedIn, Google e altri network, e AdRoll per fare ancora retargeting ad altra frequenza e aumentare la potenzialità di conversione. Impostare un'automazione email che puoi farla con ActiveCampaign o Klaviyo per fare reminder, nurturing, soap opera sequence, indoctrination sequence e tutte queste cose qua. E la stessa cosa, puoi settare un chatbot ManyChat piuttosto che ChatFuel, piuttosto che quello che vuoi, per mantenerli nel loop, dare delle informazioni, ricordarli quando c'è l'evento, ricordarli quando c'è un potenziale webinar, ricordargli tutte queste cose qua. Cioè, nel network marketing, per il tipo di audience che tu vuoi targetizzare, che non è, cioè, è un'audience istruita dal punto di vista, cioè potenzialmente istruita dal punto di vista scolastico, non necessariamente istruita a livello marketing. Quindi, non è che ti costa neanche troppo raggiungerla. Adesso che ci ragiono, credo che, boh, un mercato diverso, però Sud America, top network marketer del Sud America che stiamo gestendo noi, sta facendo, credo, 2600 lead e 4200 webinar live attendee. Quindi basta che te lo setti bene, e funziona. C'è una strategia assurda, per me è quella del Depeche Mandala, che la trovi su, insomma, cold, warm, hot, tutto quanto, e secondo me funziona. Andiamo con la domanda successiva, che credo Ale, questo è assolutamente figo perché siamo arrivati alla domanda di Domenico. Giusto, giusto che sia arrivato live Domenico per sentire la risposta alla tua domanda. Ok, allora Te andiamo a la leggere la leggo. domanda di Domenico. La leggi tu? Vai. Vai, vai, te la leggo. Fate qualcosa in particolare. Allora, siccome ce ne sono un po', partiamo dalla prima. Fate qualcosa in particolare per sviluppare un mindset da vincente? Dunque, stiamo parlando di questa domanda prima di iniziare. E questa domanda è figa, è tanto, tanto figa. Si potrebbe parlare per ore. Però, per questo format, quindi per il format domanda-risposta, secondo me il modo migliore per sviluppare il mindset da vincente è quello di sfidare se stessi, cioè di prendersela con se stessi e cercare di superarsi giorno per giorno, eccetera. Cioè lasciar perdere tutta la competizione, lasciar perdere qualunque cosa e utilizzare se stessi come metro di paragone, utilizzare se stessi come unità di misura, utilizzare se stessi per spingersi oltre il limite, che poi è il proprio limite, e cercare ogni giorno di essere migliore della persona che c'era al posto tuo il giorno precedente. Questo è qualcosa che come ha funzionato tanto, però ha funzionato nel momento in cui io ho iniziato a prendere seriamente la cosa. Immagina di avere qualcuno che ti mantenga accountable, e che tutti i giorni venga alla porta e ti bussi alle 5 e mezza del mattino e ti dica: oh, dai, dobbiamo andare, dobbiamo allenarci. Sono abbastanza convinto che reagiresti in un modo decisamente diverso
avere te stesso nella tua testa alle 5 del mattino che ti dice: oh, dobbiamo raggiungere degli obiettivi. Questi obiettivi, se vuoi raggiungerli adesso, devi alzare il culo, devi fare una doccia gelida e devi andare in palestra. E non c'è altro modo. Quindi, nel momento in cui riesci a prendere te stesso come quella persona che tutti i giorni ti bussa alla porta, come quella persona che quando sei sul divano, che non hai voglia di fare niente, ti butta giù dal letto e ti manda davanti al computer quando è necessario, è il modo migliore, secondo me, per sviluppare un mindset da vincenti. Quindi, in due parole, punto uno, fidati a te stesso, punto due, prendi la sfida seriamente. Io aggiungerei un punto 3 mio personale perché so che a me serve, cioè io come persona so che per il tipo di persona come me serve. Ogni tanto fermati e guarda cosa è successo negli ultimi 60, 90, 120 giorni. Ogni tanto fermati e pensa dov'eri esattamente questo giorno, un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, perché altrimenti se tu vivi i primi 2 punti li vivi bene, vivi in una specie di frenesia continua, cioè vivi in un ciclo continuo di miglioramento, fallimento, vittoria, fallimento, vittoria, fallimento, ottimizzazione, vittoria, e avanti così. Cioè, continui a dire questa cosa qua e purtroppo si è portato ad analizzare solo ed esclusivamente i fallimenti, nonostante magari un anno fa tu fossi una persona che si vedeva alle 11:30 di mattina e ora ti svegli alle 6 di mattina fisso ogni giorno, vai a dormire, però questa cosa generalmente non la noti, non ci si presta attenzione. Quindi fermarsi ogni tanto e ragionare ti aiuta a capire che nonostante tutto quello che stia succedendo, nonostante qualsiasi cosa, tu sei una persona migliore. E rendersi conto di quanto sei una persona migliore, secondo me, aiuta tanto la mentalità da vincente perché ti rendi conto del dire ok, ce l'ho fatta l'altro anno, adesso so molte cose di più dell'altro anno, dovrei crescere ancora di più in maniera esponenziale. Ed effettivamente è così. E questo vale per qualsiasi cosa, cioè nel senso, un'altra cosa, la mentalità vincente non è relativa al lavoro che fai, al tipo di attività che porti avanti, se hai un'agenzia, se sei un freelancer, se hai un e-commerce, se fai POD, se fai Forex, non conta, non importa, cioè la mentalità vincente è la mentalità da vincente. Cioè è un'altra cosa e quella devi portartela dietro comunque. Cioè anche una persona che fa l'insegnante di scuola media, che secondo me potrebbe essere il lavoro più brutto del mondo perché tutti ci ricordiamo quanto coglioni eravamo alle scuole medie, può sentirsi assolutamente realizzato, amare il suo lavoro e avere una mentalità da vincente senza dover necessariamente lavorare 14 ore al giorno per comprarsi una Lamborghini che non avrà mai. Quindi, cioè, quello è secondo me la cosa importante. Ogni tanto fermarsi e via. E poi i miei consigli da persona che era una persona assolutamente pigra, cioè per chiunque parli con delle persone che mi conoscevano fino a 4-5 anni fa, c'ero quello che si svegliava all'1, cioè non alle 11:30. Cioè, io ho dormito anche giornata, ho dormito fino alle 2:30, cioè ho perso 3 treni in un giorno perché dovevo prendere il treno, poi mi sono messo a fare il pisolino e poi mi sono addormentato verso il secondo, stessa cosa. Cioè, quindi adesso in realtà ho recuperato, dopo la California, ho ricominciato a svegliarmi ogni giorno alle 6, praticamente tutti i giorni, cerco di evitare la domenica, perché non mi va bene così, cioè faccio un brunch domenicale, quindi è tutto un casino, però a parte quello, e la questione dell'acqua fredda funziona molto bene. Non faccio le docce io fredde, non le faccio più perché mi danno la mattina, mi danno problemi di giramenti di testa perché evidentemente non faccio la respirazione fatta bene e devo valutare, dovrò informarmi meglio sul metodo Wim Hof per farla bene, però mi sciacquo la faccia con acqua fredda, gelida, ripetutamente, e quello ti aiuta un sacco. E mi autoimpongo di prendere delle pause, che per me funziona qualcosa, quindi io mi autoimpongo di prendere delle pause, non ho bisogno di autoimpormi di lavorare perché lo faccio di base. Quindi mi autoimpongo di fare qualcosa che mi renda una persona più umana e migliore dal mio punto di vista. Ho preso un po' una tangente, però credo di aver dato una risposta più o meno alla domanda. Impongo dei momenti in cui posso essere una persona socievole in maniera da dare da mangiare all'animale sociale che è in me. La domanda successiva allo stesso è interessante. È
Parla un po' del test day, quindi del concetto che abbiamo espresso prima come argomento principale. Sono convinto che, cioè, che il mindset da vincente lo devi avere dentro da sempre, ma sono anche sicuro che se ce l'hai puoi tirarlo fuori e migliorarlo. Superare momenti difficili nel business, affrontare grossi ostacoli, superare grossi fallimenti e sfide. Come migliorare tutto ciò? Allora, in realtà l'argomento che abbiamo toccato precedentemente, tu mi sa che te lo sei perso, Dom, se sei ancora in linea, il punto principale è sempre legato alla disciplina e al discorso gratificazione istantanea e gratificazione ritardata. Se stai affrontando un ostacolo, se stai affrontando un problema, questo problema lo puoi affrontare in due modi. Il primo modo è quello che ti dice, cioè è quello in cui dici a te stesso: caspita, un altro ostacolo, chi me lo fa fare? Forse effettivamente avrei potuto trovare un lavoro normale, avrei potuto rilassarmi fine settimana, avrei potuto lavorare 8 ore, poi tornare a casa, andare in palestra, mangiare e risvegliarmi l'indomani alle 8 tranquillo, alle 10 andare a lavorare. Il secondo modo con cui puoi affrontare un ostacolo è un altro. E quel secondo modo ti dice: buono, vuoi ottenere dei risultati che sono fuori dall'ordinario, devi fare qualcosa che è effettivamente fuori dall'ordinario. Quindi devi essere in grado di non superare questi ostacoli, ma questi ostacoli devono diventare il tuo pane quotidiano, devono diventare qualcosa che nemmeno ti scalfisce, devono diventare qualcosa per il domenico che arriverà, che effettivamente non, neanche attrae la sua attenzione. Non so, abbiamo parlato del test day prima, quindi ti consiglierei di andare ad ascoltarlo. Il modo migliore per affrontare questi ostacoli è semplicemente superarli, e nel momento in cui superi, vedi che un po' tutto diventa più semplice. Tra l'altro, come detto prima, la cosa più sorprendente è il fatto che un ostacolo è sempre un ostacolo prima di affrontarlo. Poi nel momento in cui lo affronti è sempre, non dico che è una cazzata, ma è sempre almeno 10 volte più semplice di quello che ti aspettavi. È sempre 10 volte più semplice di quello che la vocina nella tua testa ti diceva. È 10 volte più semplice delle aspettative che ti eri fatto, dei film mentali, delle paure, eccetera. Quindi il modo migliore per affrontare un ostacolo è affrontarlo proprio. E affrontarlo più volte, cioè, lui c'è uno che nel senso ha avuto più di qualche momento di disperazione e sconforto totale, e generalmente, come dicevo anche in una puntata del mio podcast, più ti avvicini al fallimento totale, almeno non per tutti, però più generalmente riparti velocemente con molte nozioni in più, con un carattere lievemente diverso, con un po' di maturità in più. E di conseguenza tendi a raggiungere degli obiettivi e anche dei traguardi molto più lontani di prima. Una cosa che posso consigliarti, Domenico, dal punto di vista, cioè, come gestire i fallimenti, oltre a leggere The Subtle Art of Not Giving a Fuck, che in italiano l'ho regalato alla mia ragazza un po' di tempo fa. E si chiama La sottile arte di fare quel cazzo che ti pare. È un gran libro. Mi ricordo che ho finito la prima volta che l'ho ascoltato, perché l'ho ascoltato in audiolibro, dura in audiolibro forse 4 ore o 6, però tieni conto che l'ascoltando in velocità per due generalmente, quindi dura 2 o 3 ore. Una mattina mi sono svegliato, sono andato in palestra, me lo sono ascoltato tutto la mattina. Cosa succede? Arrivo in ufficio perché comunque c'erano qua Nicolas e Moritz, avevamo un appartamento qua a Trieste per un mese e mezzo, dove abbiamo fatto un mese e mezzo di lavoro assieme un po' da qui. Abbiamo appena chiuso un cliente per un contratto annuale di social media management per 90K all'anno, quindi 7.500 al mese con gestione, creazione contenuti e tutto quanto.
al che il suo assistente, un ragazzino, cioè letteralmente un ragazzino di 18 anni all'epoca, non aveva mai gestito un account, mai fatto nulla, però essendo un super attivo su Instagram, avendo 18 anni, era convinto di sapere tutto, ci chiama e ci dice che praticamente, secondo lui, noi non abbiamo abbastanza esperienza e che voleva solo dircelo per far sì che ci organizzassimo, perché dirà al suo capo di licenziarci dopo il mese. Storia vera, cioè sembra montata, non so come mi è venuta in mente adesso, ma storia assolutamente vera. Anche io normalmente, cioè, avrei reagito abbastanza male, cioè devo dire la sincera verità, perché il tono del ragazzino era abbastanza cattivo, e che io con tutta la tranquillità del mondo, appena finito di ascoltare The Subtle Art of Not Giving a Fuck, non ne ho dato importanza, letteralmente, ci ho detto, ma alla fine, cioè, ok, cioè, questo qua, al che arriva la mail anche del cliente che ci dice, bene o male, che il suo assistente gli consiglia di lavorare con noi, di questo e di quell'altro, ci dice comunque che vuole fare una call, fa una call con me. Cioè, lo convinco, gli spiego determinate cose, gli faccio vedere determinati risultati, gli faccio capire che non c'è storia a livello di conoscenze tra me e il suo assistente, decide di rimanere, e boh, poi la storia va avanti, con lui che chiude il contratto dopo circa 5 mesi, si affidò a un'agenzia che comprava followers, impressions e likes, perché le utilizzava un suo competitor, torna indietro e ci chiede umilmente scusa, una persona veramente, cioè, Inc. 500, quindi non è, cioè, la sua compagnia quest'anno ha fatto 1,2 miliardi, quindi non è una persona necessariamente stupida, anzi, cioè, c'è un evento che tra gli speaker c'è Kobe Bryant, che hanno avuto Gary Vee i suoi eventi fino a qualche anno fa, anche mando un messaggio, tutte le scuse del mondo, dicendo, guarda, ho capito che questi erano fake e tutto quanto, voglio ritornare con voi, manteniamo il contatto di prima, va benissimo, c'è ancora 7 mesi. Al che gli ho detto no, grazie, grazie, ma no, grazie. E credo che questo, spero che succeda anche a voi, perché a un certo punto ti rendi conto come gestire una situazione senza sfruttare, cioè senza essere coinvolto emotivamente, senza lasciarti prendere dallo sconforto, da tutto quanto, ti permetta di risolverla e dopodiché di realizzare determinate cose che ti fanno uscire volontariamente da un accordo economico che potenzialmente ti sembra molto positivo, ma che poi in fin dei conti non ne vale assolutamente, assolutamente la pena. Non so come ho preso questa tangente allucinante, ma. Eh no, però ci sta. E sono assolutamente, assolutamente d'accordo. Non so se ti ricordi il post che avevo scritto su quel cliente che avevo mollato, perché era semplicemente un pazzo. Dello stesso discorso, cioè è chiaro che quella fee mensile che entra automaticamente fa comodo, però dall'altra parte non puoi avvelenarti il sangue, non puoi suicidarti per una roba del genere. Tra l'altro, Domenico ha ricollegato la domanda. Ha finito il libro, tra l'altro, l'ha scritto Domenico, si commenti che l'ha appena finito. Sì, io non riesco, devo refreshare. Comunque, ha fatto praticamente la stessa domanda. Dal momento che abbiamo già affrontato questo discorso all'inizio con il test day, ha fatto la stessa domanda, abbinandola però al fallimento. Ossia, come superare un fallimento, come affrontare un fallimento. Adesso non ce l'ho davanti, quindi non me la ricordo. Però dovresti essere in grado di leggerla tu, credo. Sì, ma non l'abbiamo appena letta, Ale. Quella del fallimento. No, questa era degli ostacoli. Superare momenti difficili, affrontare grossi fallimenti, superare ostacoli e sfide, come migliorare tutto ciò. Forse ho letto male, però. Vabbè, lasciamo perdere. Passiamo alla domanda successiva. Passiamo alla domanda successiva di Moreno. Moreno Belotti. Me la faccio e me la rispondo, se non ti sei caldo. No, fammela tu, se ce l'hai davanti, vai. Sì, ce l'ho davanti. Allora, la domanda di Moreno è: conversioni personalizzate e tracciamento, come settarle e utilizzarle al meglio? Allora, secondo me le conversioni personalizzate, gli eventi personalizzati sono assolutamente, assolutamente importanti.
Bisogna andare ad inserire un evento personalizzato in ogni step progressivo del funnel, e poi crearla sia come custom conversion basata su evento view content piuttosto che page view, piuttosto che lead su una pagina thank you page specifica, piuttosto che page view su una thank you page specifica, crearla in qualsiasi maniera. Quello che io consiglio di fare, e mi pare che l'ho anche detto in un video dove ho spiegato il pixel, è di andare ad aggiungere in quasi tutte le pagine anche gli eventi ritardati di page view, quindi un pixel che parte dopo 10 secondi, uno che parte dopo 30, uno che parte dopo 90, uno che parte dallo scrollamento, cioè quando tu scrolli la pagina fino a un certo livello, quindi andare a fare tutto questo tipo di implementazioni. Dopodiché il tracciamento di tutto ciò, puoi farlo uno sia a livello di Google Analytics, implementando questo evento su Google Tag Manager e mettendoci anche un tag per creare un evento effettivo di Google Analytics e quindi poter tracciare tutto, o li vedi semplicemente a livello di Facebook Analytics. E quindi, cioè, quindi in realtà fine, cioè, non c'è un granché da tracciare. Io ripeto, perché impostare per scegliere quali custom conversion effettivamente utilizzare, mi metterei nei panni dell'utente, quindi andrei a seguire tutta la customer journey, e capire quali sono gli step veramente, veramente importanti, in maniera tale da metterci un evento prima ed un evento dopo, per poter poi creare anche le custom audience, inclusione, esclusione, inclusione, esclusione, quindi ricreare gli step effettivi che uno deve fare attraverso il funnel e spingerlo step by step, fino al traguardo, effettivo. Dal mio punto di vista io sono un po' pignolo, però di custom conversion ne creerei sempre una valanga. Io non aggiungo niente perché mi è sembrata abbastanza, abbastanza completa. Passerei alla domanda successiva. Nel frattempo, Domenico ha ripreso quel messaggio di cui ti parlavo, quindi diceva insomma che dava un accento maggiore sul fallimento, però insomma, non, cioè, comunque con il tuo esempio hai risposto alla grande. Le domande successive sono quelle di Daniele D'Amico. Grazie Dani per le domande che hai fatto. E le leggiamo in serie magari. La prima è: quali strumenti utilizzate e consigliate per il report dei dati dei social? Magari qualcosa che integri tutto nella stessa dashboard, Instagram, Facebook, eccetera. Allora, un tool super figo è Supermetrics, Super complesso. che è davvero figo. La versione base costa 75 dollari, mi sembra. Ti consente di fare molto, perché sei in grado di abbinarlo. In particolare funziona bene con Facebook Ads, perché riesce ad abbinarlo bene al dashboard del Business Manager. In realtà credo tu lo possa fare qualche tweak in maniera tale da utilizzarlo anche per la gestione social, quindi in quel caso per tracciare non so, l'engagement, i follower, dipendentemente da quello che devi fare. In alternativa, io per un'agenzia avevo creato un report, che è una specie di percorso PowerPoint, che settimana per settimana semplicemente cambi il numero della settimana. Quindi weekly report number 1, weekly report number 2, weekly report number 3. E all'interno di queste 15 pagine più o meno cambi semplicemente i dati, metti qualche screenshot, metti qualche numero ed è pronto. Non è automatico, dovresti assumere una persona per farlo, però comunque una persona che semplicemente deve prendere dei dati e copiarli, quindi non deve fare niente che implichi l'utilizzo del cervello, insomma. Tu, Eric, tu consigli per il No, report? anch'io consiglio Supermetrics, e poi se hai modo, se hai un developer, se c'hai qualcuno che ti può aiutare da quel punto di vista là, in realtà non esiste una maniera vera e propria per integrare Instagram e Facebook bene. C'è un po' complessa come cosa, soprattutto per i dati insights interni, però quello che puoi fare è chiaramente integrare gli API di Instagram e di Facebook, e quindi puoi fare tutto l'export in un file Excel piuttosto che in un file Google Sheet piuttosto che in un file CSV ed integrarlo con tutto quello che ti serve. Io mi affido tanto ai report effettivi sulla piattaforma, cioè quindi il report che mi cioè, scarico io con le colonne, per me, con le colonne che selezioniamo appunto per il report, vengono inseriti in un file Excel,
piuttosto piuttosto che numbers, piuttosto che Google Sheet, con delle macro che mi danno poi dei valori e fine. Io sono un amante delle cose abbastanza manuali, così per dire, da questo punto di vista, in questo ambito. Pratiche. Ok, domanda numero due. Come avete iniziato? Vi siete buttati nella mischia? Avete studiato per anni, magari all'università? Quello che sarebbe poi diventato il vostro lavoro, vi siete buttati nella mischia, magari avete anche imparato col tempo? Io mi sono decisamente buttato nella mischia, proprio a caso. Prima come copywriter, quando ero un po' più piccolino, poi sono esploso i social media, allora mi sono interessato ai social media e anche là in realtà mi sono buttato nella mischia e poi quello che diciamo sempre, ready, fire, aim, prima spara e poi prendi la mira. In realtà è un po' quello che predichiamo all'interno del gruppo. E è quello che ho fatto io e penso sia anche quello che hai fatto tu, Eric. Sì, cioè, credo sia praticamente più o meno la stessa storia, cioè nel senso le stesse dinamiche, quindi sì, mi sono anche io lanciato nella mischia, ho fatto finta di studiare per anni all'università, mi sono laureato con lode in Call of Duty Black Ops e Netflix, cioè ho fatto la specialistica in Netflix e un dottorato in manga e serie TV generici. Dopodiché ho deciso di monetizzare su queste lauree e buttarmi sull'email marketing per affiliate marketers. Da lì poi ci sono stati 800.000 sviluppi, ho avuto, come dicevo, cioè come dice anche Daniele in un commento, mi pare se non erro quello che ho appena letto, che poi ci ha commentato anche, ho avuto dei 1.000 momenti bui, perché di clienti che abbandonano, soldi che non arrivano, carte di credito che vanno in pagamento e ti rubano i soldi della spesa di quel mese, c'è tutto un casino. E dopodiché, in realtà, nel giro di 3 anni ho letteralmente rivoluzionato completamente la mia esistenza, al che molto probabilmente chi negli ultimi 5 anni non ha mai avuto a che farci, cioè non mi è mai più rivisto, nel senso che eravamo amici 5 anni fa e ci rincontriamo dopo 5 anni, dubito che mi riconoscerebbe a livello caratteriale, a livello di personalità, di approccio e tutto quanto. Hai affrontato un po' di test days, quindi. Assolutamente, assolutamente. Domanda successiva. Quali risorse utilizzate di più per tenervi aggiornati al momento? Podcast, feed, RSS, social, fonti che consigliate? Una fonte che consiglio è quella che mi ha consigliato Enrico, che si chiama Zest, ed è davvero, davvero figa. È molto interessante, è interessante anche perché puoi leggere tutti i giorni le headline che funzionano e sai che se sono di là su Zest funzionano perché comunque condivide gli articoli che ricevono più engagement ed è davvero davvero interessante, super consigliata. Zest è una gran figata. La mia routine quotidiana che è Zest, Medium Trending, il gruppo di Depeche Mandala, il gruppo di Tim Bard, Product Hunt, e in realtà è basta. Cioè, queste sono le 5 cose. Dopodiché do un po' di scrollate sulla sfida in generale, vedo cosa succede, guardo le notifiche e mi tengo aggiornato un po' anche per conto mio, in generale cercando su Google, facendo ricerca su quello che mi serve. Per esempio, oggi ho scoperto, c'è una figata allucinante, non so perché non l'avevo mai scoperta, adesso vi dico il sito, perché ero in call con il rep Facebook che mi fa: ma tu l'hai mai controllato Facebook IQ? E io faccio: sì, Facebook IQ l'ho controllato, ma non avevo mai visto. Se voi andate su Facebook, cercate Facebook IQ su Google, il primo risultato sarà facebook.com/business/insights. Scrollate un po' giù, c'è una barra di riferimento dove c'è Cross Border Insights Finder. Praticamente ti dà i dati effettivi di Facebook sui mercati ads, su quant'è una conversione, quanto ti costa negli US e quanto ti costa effettivamente in Europa, quant'è il CPA, cioè ci sono dei dati veramente allucinanti, e questa cosa qua non l'avevo mai vista, per conversioni, traffico, app install, video views, quello che vuoi, però qua non l'avevo mai vista, e me l'ha detta direttamente il rep. Bene, e in realtà l'avevano nominata in un po' di articoli in generale, quindi
fare una ricerca per keyword o mettersi su una feed RSS custom che ce l'avevo fino a dopo il computer precedente, poi l'ho un po' abbandonata in realtà perché c'avevo già troppe robe di mio da fare. Secondo me può essere una cosa abbastanza interessante. E seguire Social Media Hacks Italia. Vabbè, chiaro. attivare le notifiche, fare quello che devi fare perché ci sono un sacco di novità che escono di continuo e soprattutto puoi fare leva sulla routine quotidiana di Enrico. la domanda successiva invece è: se doveste consigliare un paio di libri che ritenete un assoluto must per chiunque si approcci a questo mondo e mestiere, quali sarebbero dei libri che ritenete basilari della vostra formazione, mindset e perché no, anche etica del lavoro? Quattro punti. Formazione, mindset e etica del lavoro. Formazione, mindset e etica del lavoro. Allora, ma ne abbiamo fatto una lista molto, molto simile un po' di tempo fa. Non so cosa è successo ad Alessio perché sto guardando i miei libri, quindi ti ho visto scomparire per un Ah, attimo. scusa, stavo prendendo anche io dei libri. È che sono qua a Barcellona, non ne ho molti. Allora, devo cominciare a guardare qualche soldi interessante. In realtà non ho una valanga, però. Ma in realtà anche io Comin sto cercando di avere una valanga. Pensavo di averne di me. cominciamo dalle basi, secondo me, del mindset e dello sviluppo personale, che sono How to Win Friends and Influence People and Think and Grow Rich di Napoleon Hill, quell'altro di Dale Carnegie, ovviamente. Tra l'altro sono versioni fighe, non l'avevo mai vista quella. Sono la versione, Amazon la copertina originale. su How to Influence and Influence People, non lo No, so, sì. su Grow Rich, sì, questo sì, è diciamo il remake dell'originale effettivo. Dopodiché, io andrei per due che dal punto di vista del pensiero in generale, l'altro ce l'ho di là, quindi il modo di prenderlo è The Organized Mind, and Thinking Fast and Slow, must allucinanti, nominato 850.000 volte. Per chi abbastanza vuole lungo. effettivamente darsi al personal branding, public speaking e quant'altro, consiglio anche Talk Like TED, fatto veramente, veramente bene. Certe cose, secondo me, sono un po' buttate là, però la maggior parte è veramente, veramente interessante. The 10 Pillars of Wealth di Alex Becker, che cioè, l'ho letto un'estate e che mi si è scollato letteralmente il libro leggendolo in spiaggia con la copertina nera. A me è piaciuto molto Crushing It, o a me è piaciuto molto Crush It, Thank You Economy, Crush It e Crushing It di Gary Vaynerchuk, a livello mindset, approccio, pre-model e quant'altro. Tiro fuori ancora uno che secondo me è una perla che in realtà From Impossible to Inevitable, altra bomba secondo me, mostro sacro. Posso andare in realtà avanti ancora, però questo, aspetta. Miracle Morning for Entrepreneurs. Sono avvaiando i libri, cacchio. Eccolo che ce l'avevo invece. Thinking Fast and Slow. Sì, l'ho tirato fuori anch'io. Dove stavi cercando? In realtà adesso non mi viene in mente, ma ce ne sono un sacco. Se guardi una nostra live precedente, ne trovi anche altri che abbiamo nominato. Abbiamo fatto una lista dei nostri 10, mi pare. E quindi ci sta. Io qua non ne ho molti, poi posso far vedere questo che è super consigliato. Non so se Rico l'ha letto, Quale? però è uno dei miei libri preferiti. No. The Personal MBA, super consigliato. Work-Life Business Education in a Single Volume. È uno dei migliori libri in assoluto. Ti parla in maniera concreta di come creare sistemi, processi, come farlo nella maniera migliore. Ha capitoli su tutto, cioè proprio come avere un MBA. È un MBA tolto di tutte le stronzate che ti insegnano a scuola. È un MBA pratico. Se vuoi ti leggo i capitoli, fanno paura. Allora, primo capitolo, Value Creation.
Secondo capitolo, marketing, sales, value delivery, finance, the human mind, working with yourself, working with others, understanding systems, analyzing systems, improving systems. Basta. È uno dei libri migliori in assoluto, super consigliato. Mai sentito, cacchio. Sì, dobbiamo aggiungere l'affiliate link. Who? Dobbiamo Questo aggiungere. stesso è figo, tanto figo, ed è sulle human resources, cioè se dovete assumere qualcuno. Questo libro è molto figo perché ti spiega da una parte come strutturare l'azienda in modo da dargli una forma concreta, cioè invece di assumere persone a caso, figure a caso, con questo libro capisci più o meno come è strutturata un'azienda, quindi la parte della finanza, la parte del marketing, dividere tutto in dipartimenti, eccetera, e parla anche di come riconoscere le persone sulla base delle domande che gli fai, che è molto figo in particolare durante l'interview. Poi questo se ne è già parlato Enrico. Poi ripeto, qua a Barcellona non ho molti libri, però ne ho un po' di marketing. C'è questo, che è un mostro sacro, oggi di un advertising. Questo che in realtà non è proprio un mostro sacro, però è strautile sul copywriting. Anche questo consigliato, cash advertising, l'abbiamo consigliato più volte. Poi c'è Dotcom Secrets, che non è avanzatissimo, però è figo perché è proprio un riassunto generale di tutto quello che puoi trovare su internet. Ed è davvero interessante. Poi c'è Positioning di Mr. Position. Holtris, che è tanta roba. Visual Hammer di Laura Riss, che è la figlia di Riss, che la mi ha fatta impazzire, onestamente. È più una roba boh, per vendere che qualcosa di pazzesco. Battlecry, che è lo stesso, sempre di Laura Riss. Questo è già più carino. Questo è incentrato sugli slogan. E poi The Origin of Brands di Holris e Dolaris, sempre, che sono abbastanza interessanti. Avevo fatto un ordine gigante solo per loro, quindi per questo ce li ho inseriti qua. Un altro che ho là dietro è Scientific Advertising. Scientificamente. Anche questo qua, che lo stesso è carino. E basta. Boh, questi più che altro sono legati al marketing e al business. Poi come sviluppo personale ti posso parlare davvero per decenni, non per ore. Ti consiglio in assoluto, se sei italiana, cosa che immagino, Giulio Cesare Giacobbe e tutti i suoi libri, Alla ricerca delle coccole perdute, leggili tutti, sono tutti davvero fighi. I vecchi, poi i nuovi non lo so se stanno ancora facendo libri. Chi è l'autore di My Personal MBA? È un nome tipo indiano. No, è di Kaufman, non è di Kaufman. Di sì, Josh Kaufman. Non Kaufman, Josh. lo conosco, però è straconsigliato. È davvero, davvero figo. Comunque, abbiamo l'ultima domanda. Siamo già fuori tempo. E l'ultima domanda è di Mirko Greco, che dice: avendo già una conoscenza avanzata di Instagram, quali sono le competenze che andrebbero necessariamente studiate? Facebook Ads, Chatbot, LinkedIn Ads. Ovviamente, le ho messe lì a caso. Secondo me, se sei bravo su Instagram e ti piace Instagram, le competenze che vanno necessariamente studiate sono sales e business development. Quindi, il My Personal MBA, quello è super consigliato. E sales, devi imparare a vendere al 100%. Più invece, come tool, come roba di marketing, cosa vedi più interessante da abbinare a Instagram e alla conoscenza di Instagram? Allora, allora, se la conoscenza di Instagram a livello tecnico di implementazione, quindi Jarvie e quant'altro, decisamente Facebook Ads, perché sarà una cosa molto molto semplice da fare. Se è una conoscenza di Instagram più a livello visivo, contenuti e quant'altro, direi direttamente Pinterest, perché non lo sta usando veramente nessuno, dovrebbe uscire con tutto riguardo alle ads.
Se poi da Facebook invece, se vai su Facebook Ads, per me un'altra cosa che è molto importante è il direct marketing. Dico direct marketing perché generalmente era direct email marketing. Ora, se tu fai email marketing, devi fare anche chatbot marketing, cioè sono obbligatorie e si devono essere integrate entrambe. Quindi per me Instagram, poi o prendi la via Pinterest e poi da Pinterest ti sviluppi su altri tipi di nicchie, quindi poi da Pinterest vai verso il blogging, guest blogging, influencer marketing, TikTok, YouTube, quelle cose là. Oppure fai Instagram, Facebook Ads, da Facebook Ads fai chatbot e email marketing. Dopo che hai implementato queste tre cose, passi a Google Ads e integri su LinkedIn. Questa è un po' la struttura che io farò. E quindi direi che ci siamo. Decisamente. Sono le 9:35, quindi siamo leggermente fuori tempo massimo. Però secondo me è stata E a me una appena arrivato il sushi. live interessante. Come? E a me appena arrivato il sushi. A me invece aspetta digiuno fino a domani a mezzogiorno. Ma va, non ma perché? Ho mangiato prima alle 7:30, quindi 16 euro. A mezzogiorno. Comunque ci sono un sacco di commenti sui libri che abbiamo postato. Francesco chiede come si chiama l'autore, probabilmente per quello che me l'hai chiesto. Zero concorrenti, come lo trovate se l'avete letto? Mai letto. Non so cosa sia. Giulio Cesare Giacobbe è meraviglioso, verissimo. Daniele, oh, madonna, una lista infinita, ma utilissima. Grazie mille per le risposte a tutte le domande. Ottimo, non so, secondo me dobbiamo iniziare a fare quella raccolta affiliate links, e comunque immagino che anche le persone che stanno vedendo il video siano contente cioè, di non regalare soldi ad Amazon e di metterli a disposizione del gruppo. Dovevo Quindi mettere su quella lista, mettiamo giù una lista di 50 libri, dai. Lo la mettiamo su Medium. mettiamo su Medium con i link pure. Fa, li Potrebbe mettiamo stare. lì. Poi facciamo il trucchetto di Stefano Pisoni per Microworkers. Piazziamo un 5-6 mila upvotes, magari andiamo trending, la ricondividiamo su Zest. Fatta, fa. Sai che mi ha dato un articolo su Zest, tra l'altro, quello di TikTok. Di LinkedIn. Ho fatto l'articolo TikTok su Medium e l'ho condiviso su, cioè ho chiesto che me l'ho condiviso su Zest e me l'hanno approvato. Figo. No, ci sta, è molto molto bella la piattaforma. Adesso la scrivo perché è stra raccomandata. È un plugin Chrome davvero figo. Detto questo, secondo me possiamo chiudere qua la live perché c'è la luce che davanti che mi sta squagliando. Però ragazzi, se vi è piaciuta questa live, fate una storia, condividetela su Instagram e taggateci. Siamo Henry Lugnan, at Henry Lugnan e at It's Alessio. Così effettivamente vediamo se effettivamente c'è del supporto, se siete attivi o se non lo siete. Però è davvero sempre un piacere scambiare due chiacchiere il lunedì. Farlo quando riceviamo delle domande è davvero interessante. Se non ricevessimo delle domande non avrebbe molto senso fare la Monday Night Live. Quindi grazie, grazie per la partecipazione, grazie per le domande, grazie anche per l'attenzione, perché comunque seguire due stronzi che parlano per 90 minuti non è così scontato. E Henry, ti lascio come al solito il piacere di chiudere la live. Come sempre, metto qua questo duro lavoro di chiudere la live e trovare l'hashtag. Oltre al fatto che se andate sulla nostra immagine di copertina, aprite il post, trovate i commenti, vi piazzate l'hashtag che volete vedere, io vi giro lo sfondo con il vostro hashtag da alpinista. E direi che però l'hashtag della giornata è assolutamente hashtag alpinista novità. Perché ne abbiamo mollato un bel po' oggi, perché tutto quello che sta succedendo è sempre una novità, ogni giorno in più è una novità per noi, perché è un giorno nuovo per un gruppo italiano che non abbiamo mai fatto in precedenza. E vivere il tutto con questa mentalità credo sia anche un po' il riassunto di quello che abbiamo detto sul test day, sulla questione, cioè sulla risposta alle domande di Domenico e tutto quanto. Quindi direi che l'hashtag effettivamente della giornata, hashtag alpinista novità. Detto questo, io ho degli uramaki
buonissimi che mi aspettano e credo che sia arrivato il momento di salutarci. Peace out, guys. Ciao ragazzi. This one.